Il senso della vita di Rudolf Fischer. Rudolf Fischer, socialista austriaco, condannato a morte per la sua opposizione al regime di Hitler, scrive una lettera alla figlia Erika. Queste sue ultime parole assumono il valore di un testamento spirituale. Cara Erika, quando penso a te ti vedo davanti a me nel chiaro sole estivo, così come ti ho vista nelle nostre innumerevoli gite. Cara bambina, fiorirà per te ancora tanta felicità. Non avere nostalgia del passato. Ciò che era non tornerà mai più. Guardare indietro non ha scopo e non fa che paralizzare le tue forze. Guardare in alto, spingersi avanti. Il senso della vita è vivere, vivere il meglio possibile. L'ulteriore significato devi darlo tu stessa alla tua vita. Credimi, chi vive solo per sé, chi solo per sé cerca la felicità, non vive bene e nemmeno è felice. L'uomo ha bisogno di qualcosa che sia superiore alla cornice del proprio io. Dico di più, che sia sopra al suo stesso io. Noi è di più che non io. Quando ti accorgi di aver fatto un torto a qualcuno, non ti vergognare di fare tutto per porvi rimedio. Vedi? Ecco che cosa ne viene: essere sempre pronti a imparare, a riconoscere i propri errori e ciò che è ancora più importante, a combatterli. Dunque, sii forte, non disperare, sopporta con coraggio l'inevitabile e non dimenticarti del tuo caro, caro sorriso. Ti saluta, ti bacia e ti stringe al cuore con tutto il suo amore, il tuo papà. Buonanotte a tutti da Gioia Emilia, Romagna.